Ciao Ari, stasera si fa l'unboxing della mia nuova action camera, che è una Xiaomi Mi Jia 4K. E ora si prende e si sballa. L'ho ricevuta da Bertolini, sicché l'imballino sarebbe buono, il suo. Che vi è best, sembra abbia fatto un bel lavorino. Un po'. Cioè, migliorato, migliorato. Addirittura il pluricondo. Nero sapere. C'è da dire una cosa, che tra poco la Xiaomi supera la Apple in quanto a imballaggio suo originale. Cioè, qui si parla, anche già il cellophane fuori è di buona qualità, però comunque si guarda dentro. La scatolina sembra la scatolina dell'iPhone, cioè la stessa. È vellutata, è. Sentite? No, non la potete sentire. Però è. Al tatto è proprio carina, è simpatica. Fa anche le battute, forse. No, addirittura qui dentro, ora non so se si vede. Qui. C'è la gomma piuma. Cioè, l'imballo è veramente buono. E ora veniamo al punto forte. Lei, la Mi Jia 4K, cioè anche al tatto è spettacolare, cioè si sente il materiale è solido, buona qualità, non è il solito plasticone che si vede in tanti prodotti cinesi e anche non, perché a volte si tocca marche più blasonate e si trova proprio, si sente la plastica è di bassa qualità. Sull'obiettivino abbiamo questa zigrinatura, questa godronatura, ora non so, penso non si veda dal video, però c'è il tastino da dove si può avviare il video, da dove si può fare le foto e da dove si può scorrere il menu. Però il menu si può scorrere anche dal touchscreen, che è un touchscreen comunque da 2,4 pollici, non so quante file di icone dovrebbe avere, penso 6, credo, così. Però comunque, veramente tanta roba. Poi oltre alla filettaturina, c'è lo sportellino sotto, dove va la batteria, sarebbe il vano batteria, e la micro SD. Poi di qua c'è lo sportellino dove va la micro USB per la ricarica o per la gimbal, dipende da tante cose. Si apre, molto solido, anche l'apertura di questa è molto solida. Mi piace, è veramente bella solida, è bella tosta. Mi piace veramente tanto. Poi sotto, vabbè, le indicazioni di fabbrica, matricola, il nome della fotocamera, eccetera, dove è prodotta. Poi sotto c'è il manualettino di istruzioni, ovviamente in inglese, e già quello è cosa buona. Guardiamo tutto in inglese, 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 e poi in cinese. Poi cosa c'è? La batteria, guardiamo se ci sono scritte sopra delle caratteristiche. Le caratteristiche della batteria sono: il voltaggio è 3,8 e la capacità è di 1450 mAh. Poi c'è questa linguettina per tirarla fuori dalla fotocamera. Il cavettino di ricarica, un micro USB normalissimo. Ora non lo apro perché sono un po' ossessivo e tendo a tenere i cavetti originali sempre nelle confezioni. Quindi questo ritorna in casetta sua. S'apre lo sportellino e si spera che la batteria sia carica e ci si infila dentro. Si mette dentro e ci si infila dentro. Si mette dentro e ci si infila dentro.
si mette dentro e ci si infila dentro. Si mette dentro, non cade. L'accoppiamento è veramente buono, a casette. E adesso si prende la micro USB, una Samsung Evo Plus da 128 giga, che come trasferimento credo si veda, è veramente buono. 100 megabyte al secondo come lettura e 90 megabyte al secondo come scrittura. Ovviamente classe 10U3, adatta per il 4K. Quindi apriamo anche questa. E si prende la micro USB e si inserisce così. Va. Nel frattempo è salito il mio gatto sul tavolo e farà tremare tutto perché è una bestia enorme. Richiudo il cassettino e prendo il gatto dal tavolo perché sta facendo tremare anche tutto. Avevo pensato di installare la Action Cam nuova sopra la sua testona. Ci si può mettere? Vai piccino, insomma. Comunque, dicevamo, per accenderla si tiene premuto questo e ci chiede subito il linguaggio, la lingua. Quindi noi scegliamo inglese perché l'italiano non c'è. Quindi adesso togliamo la pellicola protettiva dell'obiettivo. Ecco l'obiettivo. Anche questo sembra veramente fatto bene. L'obiettivo è f2.8, quindi è una buona apertura. Dovrebbe essere luminoso. E sopra c'è scritto che dovrebbe avere il filtro UV. Ora, forse anche no. Però, poi nel menu abbiamo la risoluzione, la qualità, super fine, adjust length. Ah, questa lei c'ha l'aggiustamento delle lenti, della distorsione della lente, ovvero ora sto riprendendo con un'altra action cam e infatti si vede da come la situazione. Lei dovrebbe raddrizzare, diciamo così, tutto. Penso lo faccia sul sensore, non sia una cosa ottica ovviamente. Adesso faccio una prova con la nuova telecamerina invece di usare questa e guardiamo cosa succede. E ora stiamo riprendendo con la Mija 4K. Anche questa sembra molto buona come risoluzione. Anche l'audio sembra essere abbastanza buono. Adesso guardiamo con l'aggiustamento della lente. E con l'aggiustamento della lente tutto è dritto, cosa che non potevo fare con l'altra action cam. Quindi per ora la prova della Mija si conclude. Torno sull'altra videocamera. Sì, tutto quindi a questo punto io vi saluto. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un pollice in su, ditemi cosa ne pensate e io vi darò la mia. Ci vediamo, ciao!